Allora, Garavini. Chi altro? Ci siamo? Hanno votato tutti? Sì, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 101, contrari 288, la Camera respinge. Allora, colleghi, vorrei un attimo di attenzione. Prima di sospendere vorrei fare una commemorazione. Vorrei insieme a voi commemorare il collega Antonio Luongo. Care colleghe e cari colleghi, come sapete, lo scorso 8 dicembre è venuto a mancare improvvisamente Antonio Luongo, deputato dal 1999 al 2013. Nato a Potenza nel 1958, Antonio Luongo aveva iniziato il suo impegno politico fin dai banchi del liceo classico con la Federazione Giovanile Comunista Italiana e ricoprendo successivamente incarichi di direzione nel Partito Comunista e nel PDS. Eletto deputato nel corso della XIII legislatura, fu successivamente confermato nelle elezioni del 2001, del 2006 e del 2008. Alla Camera è stato componente della Commissione per le politiche dell'Unione Europea e della Commissione Difesa. Nel 2014 è stato eletto segretario regionale del PD in Basilicata, carica che ha ricoperto sino alla sua morte. Antonio Luongo, dirigente di riconosciuto spessore nazionale, è stato uno dei principali protagonisti della politica lucana. Di carattere riservato e di salde e profonde convinzioni, anche nella sua carriera parlamentare ha costantemente operato con determinazione per la tutela dei soggetti più svantaggiati e per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, in particolare della Basilicata. La sua carica umana, la sua intensa passione civile, la sua profonda capacità di analisi, le sue doti di sintesi e di mediazione sono state unanimemente apprezzate e riconosciute dagli amici e dagli avversari politici. Alla moglie Lilli e alla figlia Marzia, che sono presenti in questa tribuna e che saluto, giungano le condoglianze sincere da parte mia e dell'intera Camera dei Deputati. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. Vi ringrazio. E ora do la parola ai rappresentanti dei gruppi che hanno chiesto di commemorare la figura di Antonio Luongo. Il primo iscritto a parlare è il deputato Roberto Speranza. Prego, deputato Speranza. Grazie Presidente. Non è facile ricordare Antonio Luongo. Non lo è in modo particolare per chi della storia che Antonio ha contribuito a creare si sente in qualche modo figlio. Antonio è stato una persona semplice e al tempo stesso geniale. Utilizzo un aggettivo ambizioso, lo so, ma credetemi, era proprio così. Semplicità e genialità.
due parole che esprimono concetti distanti, profondamente diversi, ma Antonio li teneva benissimo assieme. Un deputato semplice, qualcuno sbagliando, potrebbe dire addirittura un deputato qualsiasi, ma un grande dirigente politico, un uomo della sinistra, innamorato della propria terra, la Basilicata, di cui è stato per molti anni l'indiscusso capo politico. È stato lui a dar vita all'esperienza del centrosinistra lucano, vincente dalla metà